Cari amici giuristi, cari appassionati di diritto, bentrovati. Ho finito adesso un'udienza qui a due passi dal tribunale e mi è venuto in mente che ieri mi sono veramente divertito col diritto penale. Abbiamo fatto una galoppata di 6 ore, ci siamo divertiti tantissimo. Con cosa? Con la disapplicazione dell'atto amministrativo, il principio della riserva di legge, con la fattispecie penale che deve essere tassativa e sufficientemente determinata, con il problema della successione delle leggi penali e delle leggi extrapenali e il problema della retroattività della legge più favorevole. Insomma, è stato veramente molto molto divertente. Io avevo energia per continuare per altre 6 ore, per la verità, perché quando si parla di diritto mi diverto moltissimo e per fortuna anche quelli che mi ascoltano. Ora siamo in vista dell'amministrativo, la prima lezione di amministrativo il prossimo 6 marzo e ho già idea di cosa devo dire, di cosa devo parlare in quella occasione. Visto che anche il diritto amministrativo è un diritto molto etico e molto profondo, quindi bisogna innamorarsi di tutti i settori del diritto. Mi avete chiesto che cosa intendo per scuola di magistratura. In realtà, come ho spiegato più volte già, non è che tutti siamo allo stesso livello, cioè chi si è appena laureato, chi invece è un pochino più avanti, allora noi dobbiamo tarare la preparazione e la guida a questa preparazione appunto sulla singola persona del candidato, dell'anelante magistrato. E quindi il nostro obiettivo è quello di prendere per mano anche chi si è appena laureato e portarlo con un metodo vincente ad affrontare il concorso in magistratura. Vi aspetto allora il 6 marzo per un'altra carrellata di giurisprudenza e di dottrina. A presto!